Allora, migliore debutto di così, insomma, casalingo, una vittoria, l'appoggio del pubblico come avevi richiesto? Beh, insomma, se l'avevo sognata così è venuta perfetta, un quadro perfetto. No, sono contento per la gente, sono contento per i ragazzi, sono contento che siano soddisfatti dell'atteggiamento della squadra, che è quello che a me interessa maggiormente. Chiaramente i punti sono importanti, ma abbiamo dato seguito e dato continuità a un atteggiamento che avevamo già visto 7 giorni fa a Palermo, seppur siamo tornati a casa con le mani vuote, per cui questa è anche l'unica strada che conosco e dobbiamo percorrerla per forza. Ecco, quella di oggi era una partita spartiacque, bisognava assolutamente tenere vicini il Novara. Sì, anche per una questione di scontri diretti, per cui siamo in parità perfetta adesso. La strada è lunga, non abbiamo fatto assolutamente nulla, però penso e spero che questi 3 punti ci servano per darci quell'entusiasmo, per aumentare quell'autostima che poi a me serve già da lunedì, perché cominceremo a lavorare per cercare di colmare delle lacune che abbiamo visto anche oggi, per cui però era importante. Ecco, rispetto a Palermo hai visto ulteriori passi avanti? No, sull'atteggiamento no. Abbiamo provato a proporre delle giocate fatte in allenamento, siamo andati in difficoltà a praticamente gli stessi minuti, per cui sono aspetti che vogliamo migliorare, che vogliamo limare e lo faremo solo con il lavoro. Io altre strade non ne conosco, per cui spero vivamente che questo entusiasmo mi serva poi per mantenere tranquilli anche quei ragazzi che, ahimè, anche oggi non sono riusciti a farli partecipare attivamente, nel senso che 14 hanno giocato, per cui però ho visto che si sono cercati alla fine partita, io penso che c'è unità di intenti. Ecco, meglio il primo tempo abbiamo visto, poi anche dopo il gol del vantaggio siete un po' arretrati, forse la stanchezza, forse il pressing del Novara, cosa è successo? Sì, abbiamo trovato difficoltà sia nel primo che nel secondo tempo, secondo me, nel primo tempo più per una questione mentale, eravamo bloccati, soprattutto all'inizio, poi c'è stato un tiro, adesso non ricordo se di vantaggiato o cosa, lì ci siamo un po' scrollati di dosso, qualche timore, e poi sinceramente io penso che abbiamo fatto gran parte della partita dentro la metà campo del Novara rischiando su 2 ripartenze di Sansovini. E nel secondo tempo uguale, abbiamo trovato delle difficoltà al 75esimo, però penso che lì fosse una questione di gamba. E era evidente poi che Novara forse ha qualcosa di più in termini di brillantezza. Ho deciso di mettere dentro anche il quinto difensore per cercare di controllare le sponde di Rubino, la velocità di Gonzales. Direi che ci è andata bene. Ecco, rispetto al rigore forse era un po' generoso, forse c'era di più quello nel primo tempo su Pasquato o no? Sì, forse, ma io penso che poi alla fine gli episodi si compensino. A Palermo abbiamo detto che era molto generoso per loro, non ci hanno dato uno su Rocchi, oggi forse sì, per cui bisogna accettare, piangere poco, sull'altro versato, protestare ancora meno secondo me, per cui bisogna accettare con serenità e io penso che con l'atteggiamento dobbiamo cercare di arrivare a qualcosa di diverso. Ti passo l'auricolare, Giorgio, avete domande dallo studio?